Dagan Travizza è qui con noi, seconda vittoria, un servizio che ha messo Roma sotto pressione costantemente e poi nessun pallone mai a terra subito, una bella prova. Beh sì, sicuramente è stata una bella prova in generale, quasi in tutti i fondamentali. È vero che nel servizio, soprattutto quello di Savani, abbiamo trovato un grande aiuto, quindi oggi Cristian ha fatto una partita secondo me sopra tutti e questo ci ha dato una grande mano per ritrovare il gioco in maniera più serena, con continuità, per prendere le sicurezze che ci servono per tutto il resto del campionato. Certo, avete dato l'impressione di avere però sempre il match in mano, obiettivamente era difficile ipotizzare qualcosa di diverso. Beh, il momento difficile secondo me c'è stato nel secondo set, quando grazie ai servizi di Giulio Sabbi sono ritornati la parità, penso, sul 13 pari, e lì secondo me è stato il momento chiave dove noi dovevamo stare uniti e continuare semplicemente a giocare come stavamo giocando senza farci dei grossi problemi psicologici. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo ricominciato, soprattutto continuato a giocare, a fare break, e poi il set l'abbiamo vinto. Credo che lì sia stato il set decisivo, poi piano piano ci siamo lasciati andare, è andata ancora meglio nel terzo. Grazie Dragan. Grazie. Allora Claudio, poco da dire, la Lube gira bene, Roma è ancora in rodaggio. Ma sì, senz'altro, c'è da dire che sono contento che Travis abbia confermato l'impressione che abbiamo avuto anche noi, che quel momento sul 13-12 del secondo set sia stato il momento decisivo alla fine per la partita. Allora, chiediamo a Andrea Gianni, un 7,5 buoni, la Roma c'era mentalmente, poi qualche decisione arbitrale ha fatto forse andare fuori testa ai ragazzi, o per carità, con la Lube ci sta, e poi hanno servito molto bene. Io credo che in casa come prima partita, al di là che abbiamo di fronte la Lube, non abbiamo passato un set ai 20. Io sinceramente non sono contento, perché al di là del valore della Lube, lo stare in campo dipende anche molto da quello che facciamo. Cioè, ci sta che un giocatore possa andare in serie in battuta come Savani, però è anche vero che bisogna essere forti nel poter tenere certi palloni in ricezione, né forti nel tenere le azioni lunghe, cosa che avevo già detto alla squadra anche nello spogliatoio, su cui c'eravamo tra virgolette preparati a questa partita, sapendo che ci sono dei battitori molto buoni di Macerata, e su questo dovevamo stare attenti sul cambio palla nel tenere più le azioni lunghe. Purtroppo non l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto in parte, ma non è stata una continuità del nostro gioco. In più, soprattutto nel primo set, siamo stati poco bravi in difesa, dove ci sono cadute 3-4 palle che erano palloni da difesa, da difendere, per poi poter contrattaccare. Quindi in questo non mi è piaciuta la mia squadra. C'è una cosa, curiosità, Exiga sempre a battere su di lui, il caso o una scelta? No, non è, siamo stati noi anche in questo non bravi nel prendere i giocatori su cui avevamo studiato dovevamo battere sostanzialmente. Questo è anche sinonimo di poca lucidità. Grazie. Prego. Beh, insomma, lucido e non si tira indietro Gianni, su questo è evidente. Sempre, che non è facile immediatamente finita una partita comunque poter dare delle indicazioni, fare un'analisi così precisa subito. Anche Andrea sembra che abbia confermato in parte quello che avevamo visto, quindi poca lucidità di alcuni giocatori, soprattutto della sua squadra, denotata anche dal fondamentale del servizio, anzi soprattutto nel fondamentale del servizio, perché lì sei da solo, non è gioco di squadra, non hai l'attimo in cui non riesci a ragionare, perché hai tempo, devi iniziare tu il punto, quindi hai tempo di pensare a quello che devi fare, e la scelta di battere quasi sempre o comunque troppo spesso su Exiga si è rivelata una scelta poco lucida anche negli altri fondamentali, nell'atteggiamento in campo, che poi dopo è venuto a mancare presto di fronte comunque a una Macerata che ha fatto una grandissima partita. Ora la Macerata batte Roma 3-0 sugli altri campi, andiamo a vedere cosa è successo a Piacenza. La Ita Sieghe Trentino vince 3-2 con un 10-15 finale, con la rimonta di Piacenza nel quarto set. 3-1 Tracqua Paradiso Monza Brianza Fidi a Padova. 3-2 sul campo del Latina del San Giustino, 15-9 l'ultimo parziale, con anche in questo caso la rimonta di Latina sul 2 pari.
il 3-2 anche di Cuneo sul campo del Vibo Valencia con 26-24, 25-27, 25-19, 23-25, 11-15, una battaglia per tutti e 5 set, ancora un 3-2 questa volta a Verona con la Marmilanza che batte la Sisley e Belluno, anche in questo caso parziali molto vicine con 23 i primi due e a 17-18-19 gli ultimi tre a vantaggio della formazione. E poi il 3-0, l'unico incontro, come dire, più tranquillo di Casa Modena su Ravenna con parziali a 31 però 31-29, a 16 e a 25. Infine questo 3-0 pesante per la Roma Volley, perché è casalingo e perché l'ha detto Gianni, ma oltre i 20, e non è un gran bel segnale questo, Claudio. Beh, non credo che lo sia un segnale, ci sono dei fondamentali, delle situazioni di gioco chiare su cui la squadra di Roma deve lavorare, lo farà sicuramente già da martedì, quindi grande lavoro aspetta questi ragazzi in palestra. Non tutte le squadre che affronteranno saranno del livello di questa Macerata, ma è qualcosa nello spirito dei giocatori di Roma che deve cambiare se vogliono ottenere dei grandi risultati. Ha le potenzialità per fare bene questa squadra, ovviamente il lavoro che faranno da adesso per qualche mese sarà importante, perché ricordiamo che 6-7 giocatori sono rientrati soltanto 10 giorni fa come per tutti, e quindi il lavoro non può essere stato proficuo fino ad adesso. I risultati che ci sono in questo periodo non sono sinonimo del lavoro che si è fatto in precedenza, e quindi bisogna cercare di ottenere il massimo possibile sapendo che si può anche non giocare bene, cosa che Macerata si è dimenticata di fare, che ha voluto smentirci oggi. Complimenti a loro per il livello dimostrato quest'oggi. Allora, grazie Claudio per il tuo commento tecnico, un ringraziamento a Vincenzo Belli per la regia, a tutti voi per l'ascolto. A questo punto dal Vere Tiziano è davvero tutto, vi ricordo il risultato finale: Banca Lube Macerata batte M Roma Volley 3-0. Linea di studio.